Siamo con Stefano Bellingheri, istruttore nazionale ed allenatore federale. Ci puoi dire quali sono le caratteristiche del geoski e come è nata la realizzazione di questo nuovo prodotto sintetico per sciare? Il geoski è un materiale sintetico che con delle caratteristiche ottime per la sciata in conduzione. È nato da un materiale già esistente e abbiamo cercato di svilupparlo per renderlo più simile alle condizioni di neve che si trovano sulle piste invernali. Ci puoi dire quali sono i livelli prestazionali che possono essere realizzati e quindi raggiunti come obiettivi su questo materiale sintetico geoski? Su questo materiale sintetico si può sciare in tutte le condizioni, si può sciare sia a livello principiante ma soprattutto si può sciare anche ad alto livello, cioè si può fare agonismo dai pali oppure una sciata libera in conduzione. Ci puoi dare qualche indicazione relativamente alle sensazioni che prova lo sciatore che appunto scivola e scia sul geoski? Allora, sciare sul materiale sintetico è come sciare su una neve ovviamente non morbida, non farinosa, ma una neve compatta. Per questo, se non siamo perfettamente in ordine con tutto il corpo, lo sci tende a scivolare. Infatti la prima reazione che ha lo sciatore quando scia su questo tipo di terreno, in questo caso geoski, è proprio cerca di inclinarsi troppo perché non ha la risposta dello sci. Dal secondo al terzo giro inizia ad avere una buona confidenza e al quarto giro non si ricorda più di essere sul geoski, ma addirittura gli sembra di essere su un terreno nevoso o ghiacciato. Ci puoi dare delle informazioni relativamente alla uniformità del manto che viene posato con geoski? Una caratteristica vincente di geoski è proprio l'uniformità del manto. Non ci sono fughe, sia quando ci troviamo sulla massima pendenza con gli sci, lo sci corre e percorre l'arco di curva senza nessuna interruzione. Questo perché? Perché grazie all'innovazione di queste piastrelle con i giunti di dilatazione le piastrelle restano una a contatto dell'altra e anche quando fa caldo, quindi quando c'è della dilatazione di questo materiale sintetico, non si creano né sovrapposizioni e né aperture. Ed obbligo un approfondimento didattico. Quali sono gli esercizi che un allenatore o un maestro può sviluppare con i propri allievi o atleti sul prodotto geoski? Ma sciare su geoski o sciare sulla neve ghiacciata non fa nessuna differenza. Si possono fare gli stessi tipi di esercizi. Si possono fare esercizi a bassa velocità se stiamo facendo un periodo dove lavoriamo tanto sul corpo, quindi sulla percezione del corpo, lavorando con fantasia motoria. Si possono fare anche esercizi all'interno di un tracciato, quindi mettere dei pali alti oppure dei ciuffetti, come se fossimo sul ghiacciaio, solo che l'unica differenza è che qui il materiale sintetico non si scioglie mai e quindi dalla mattina alla sera le prestazioni sono sempre uguali. Se parliamo di scorrevolezza, che cosa possiamo dire riguardo il geoski? Geoski è un materiale molto scorrevole, in quanto la scorrevolezza è garantita da dei prodotti siliconici a base d'acqua, oppure in base a dove ci troviamo possiamo utilizzare anche dell'acqua saponata, quindi la sciata in questo caso risulta naturale ed efficace. Con che tipo di attrezzatura si può fare allenamento o si può divertire sul geoski? Allora, sul geoski, contrariamente a quanto uno potrebbe pensare, si scia con le stesse attrezzature che si utilizzano quando si va a sciare sulla neve. Quindi si può sviluppare il prodotto che si utilizzerà durante la stagione invernale, addirittura facendo i primi passi sul geoski. È possibile effettuare delle tracciature di gigante o di slalom sul geoski? Assolutamente sì, si può pensare di tracciare sia gigante che slalom, oppure per fare dei lavori propedeutici a dei tracciati si possono mettere anche dei ciuffetti o dei pali nani. Quindi si può fare tutto quello che si fa in ghiacciaio, solo con la unica differenza che in ghiacciaio a un certo punto la neve tende a smollare, invece il geoski rimane sempre uguale dalla mattina alla sera. Nella tua veste di allenatore, ma anche di atleta tuttora in attività,
Puoi suggerire l'utilizzo del geoski per sedute di allenamento in periodi non invernali e soprattutto non in alta quota? Lo consiglio il geoski, lo consiglio per fare dei lavori particolari, lo consiglio di fare dei lavori anche normalissimi e si possono andare a fare delle prove anche cronometrate per vedere se un certo tipo di movimento è meglio di un altro, si possono andare a tracciare dei paralleli, degli slalom, fare anche dei lavori particolari che sicuramente accrescono le caratteristiche dei nostri